Lo scorso 5 febbraio ho subito un attacco di phishing tramite il quale un hacker ha provato e alla fine purtroppo ci è riuscito a prendere possesso del mio canale YouTube. È accaduto facendomi eseguire, o meglio, un malware in maniera ovviamente truffaldina, tra poco vi spiego anche come, e così facendo l'hacker ha preso controllo del mio account Google con tutto ciò che ovviamente lo circondava, tra cui il canale YouTube. Il mio account Google è stato dissociato dal canale YouTube, che è stato invece associato al suo account, quindi gli si è passata la proprietà a tutti gli effetti. Io ero chiuso fuori dal mio canale YouTube nonostante riuscissi comunque ad accedere all'account Google. Nel video di oggi vi voglio spiegare innanzitutto come è successo, quindi per filo e per segno quello che è accaduto passo dopo passo, e soprattutto come ho fatto ad uscirne in così poco tempo, perché in soli 3 giorni sono riuscito a riappropriarmi del mio canale, limitando quindi i danni che l'hacker potesse farci. Vi spiegherò passo dopo passo quindi la procedura che io vi consiglio di adottare nel caso in cui anche a voi fosse stato sottratto il canale, immagino che molti cercheranno come ho fatto io, e soprattutto come prevenire, ma non solo indirizzato a chi ha un canale YouTube, perché ve l'ho detto, l'intero account Google è stato preso in ostaggio completamente, quindi aveva potenzialmente accesso a tutte le informazioni in esso contenute, le mail, le password salvate, insomma. Non deve succedere, ecco, e quindi oggi vi spiego come far sì che non succeda. Quindi mi raccomando, seguitemi con attenzione. Buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti. Ben ritrovati oggi più che mai, vale, perché finalmente sono di nuovo qua a parlare con voi dal mio canale. Mi sento di nuovo a casa. Insomma, sono stati giorni difficili, giorni abbastanza frustranti nel tentativo di recuperare nel meno tempo possibile il mio account YouTube, mentre continuavo a ricevere minacce da parte dell'hacker che se non gli pagavo il riscatto faceva cose, quindi vi potete immaginare come mi stessi sentendo. Alla fine hanno vinto i buoni, perché se mi vedete qui il motivo è quello ovviamente, ed è stato merito in primis del support di YouTube, che è stato veramente contro ogni aspettativa rapido, celere ed efficiente. Ma secondo me questo è anche merito vostro, perché io ho lanciato un appello che voi avete colto, mi avete aiutato, chi aveva dei contatti utili si è attivato e ha fatto sì che mi dessero una mano, e secondo me il merito è interamente vostro di questa velocità di risoluzione. Quindi ringrazio tantissimo, prima di iniziare il video, chiunque si sia attivato per darmi una mano e anche chiunque mi abbia semplicemente scritto per dimostrarmi il suo supporto. Ora andiamo al dunque, vi ricordo che se apprezzate sempre i miei video, i miei contenuti, cortesemente lasciatemi un like anche a questo video, iscrivetevi al mio canale che adesso è mio, quindi troverete sempre i miei video, e seguitemi anche sugli altri canali social, così nel caso in cui appunto il canale malauguratamente dovesse scomparire ci vediamo comunque anche lì, in particolare su Telegram, e vi lascio tutti i link in descrizione. Ora vi spiego che cos'è successo. Allora, 5 di febbraio, ero in palestra, mi stavo allenando bello tranquillo e vedo arrivare una mail. La mail di Google My Business, che mi diceva che il mio canale non era più mio, cioè che non avevo più il permesso di gestione. Lì per lì guardo e dico, ma davvero? Cioè, cosa sta succedendo? Un bug? Un errore? E tra l'altro la mail è immediatamente scomparsa, ok? E adesso capiremo anche il perché. Dopodiché ho provato quindi ad accedere all'account YouTube ed effettivamente non ci riuscivo. E lì ho iniziato a cagarmi sotto pesantemente, ho detto, ma cosa sta succedendo? Niente, allora guardo, non riesco, guardo negli account, che sapete che su YouTube cliccate il pallino col vostro logo, col vostro account, e c'è il drop down di tutti gli account disponibili, ed effettivamente non c'era più il mio canale, non c'era più The Crypto Gateway. Ho detto, ma cosa sta succedendo? E non riuscivo ancora bene a capire. Fin tanto che 10 minuti dopo circa mi arriva una mail scritta stavolta in un inglese improponibile e mi chiedeva un riscatto. Mi diceva, ma guarda, se vuoi ci paghi $900 in Bitcoin a questo address e noi ti rivendiamo il canale che tu gentilmente ci hai donato.
E allora lì ho fatto 2 più 2, ho detto no, non ci posso credere, cosa ho fatto? Ho iniziato a pensare e la prima cosa che mi è venuta in mente in tempo zero è stata una mail che avevo ricevuto pochi giorni prima. Una mail che è come tante altre, perché chi fa il mio lavoro lo saprà, spesso si ricevono proposte commerciali di collaborazioni del tipo ma guarda, c'è questo nostro prodotto che se ti andasse di recensire sul tuo canale, insomma, ci mettiamo d'accordo, eccetera, eccetera. Ed effettivamente recentemente mi era arrivata una mail del genere. Una mail per recensire un bot, tra l'altro un bot abbastanza conosciuto, che di per sé non ha niente di male, quel bot, soltanto che nel momento in cui io ho cliccato il link contenuto nella mail, che attenzione era normalissimo, e magari se riesco vi faccio vedere anche lo screenshot della mail proprio per dimostrarvelo. Mi hanno reindirizzato ad un sito phishing, un sito copia di quel bot, che però nel dominio aveva una virgola fuori posto e ci ho fatto caso poi rivisitandolo. Tra l'altro quel sito lì, quel dominio lì, era stato registrato ad hoc, perché se lo sono andato a vedere subito dopo ed era già down il dominio. E mentre quando l'ho visitato la prima volta, io ho installato l'estensione MetaMask che avvisa quando c'è un dominio di phishing e non l'ha rilevata. E quindi insomma ci sono cascato in pieno, ho scaricato quel bot, quella copia del bot malevola dal sito di phishing che conteneva un Trojan che si è preso possesso della mia sessione del browser Chrome. Allora, qua cerco di spiegarvelo nella maniera più semplice possibile, ho fatto molte ricerche a riguardo e credo di aver capito bene come quello che è accaduto. Come vi dicevo, ho scaricato questa copia, chiamiamola così, malevola di questo bot. E l'ho aperta, ho eseguito l'installazione e in quel momento lì mi si è eseguito il malware dentro il mio PC. Tra l'altro avevo l'antivirus, ero su Windows perché quel bot è compatibile soltanto con Windows. Avevo l'antivirus attivo, non ha rilevato nulla. L'unica cosa che ho rilevato era un po' un freeze, un rallentamento alla fine dell'installazione del bot. Infatti lì per lì avevo storto un po' il naso, ho detto ma che si è impallato tutto, cos'è? Lo disinstallo subito, mi era già venuto in mente di disinstallarlo. E però poi ho detto, vabbè, ci può stare un rallentamento, ogni tanto capita, e non ho approfondito ulteriormente. L'antivirus non aveva rilevato niente, quindi ho detto, vabbè, facciamo che non è successo nulla. Però appunto, questo malware ha dato il controllo all'hacker della mia sessione del browser Chrome. Cosa significa? Significa che ha clonato il Chrome ID, che è un identificativo appunto della sessione del mio browser Chrome, che dice che è aperto il browser sul mio PC. Quindi se da remoto, lui era da remoto tramite sicuramente 50 VPN, perché poi ho visto che mi vedeva una connessione in ingresso dall'Ucraina, quando sono andato poi a posteriori a vedere dal sito, cioè dall'account di Google, lo storico delle connessioni in ingresso, ne ho visto una dall'Ucraina, che era sicuramente la sua, e da remoto riusciva quindi a far risultare che era sul mio PC a Google, perché aveva il mio stesso Chrome ID. Questa è una cosa pazzesca e cioè, pensate a cosa significa, ok? Io sono stato un pirla ad aprire quell'eseguibile malevolo, non ho fatto sufficiente attenzione, ma credetemi, era un phishing fatto bene, un phishing da professionista, perché a me ne arrivano quotidianamente di mail di phishing, ma di solito le noti sono scritte in un inglese senza senso, cioè sono dei domini finti, palesemente finti, dei link fatti male. Questo vi giuro, vi garantisco, era un qualcosa di indistinguibile da una mail normale. E che dire, è che alla fine, tramite la presa di possesso della mia sessione di Chrome, riusciva a fare tutto quello che potevo fare io col mio browser, ovvero se avevo dei siti che avevo lasciato, in cui mi ero lasciato loggato, lui riusciva a loggarsi. Password salvate, gliele compilavi in automatico il browser, tutte cose di questo tipo, tutti i cookies che avevo scaricato, è come se ce li avesse lui. Ecco, e quindi potenzialmente il danno era veramente grande. Fortunatamente avevo delle buone misure di sicurezza, quindi ovunque c'era l'autenticazione a due fattori l'avevo attiva, sugli exchange non avevo nulla, sulle piattaforme poco sicure non avevo nulla, e quindi il danno è stato circoscritto, fortunatamente, perché non è niente in confronto a quello che poteva succedere al canale YouTube, che mi è stato estromesso perché semplicemente andando a cliccare le impostazioni dell'account Google e cambiando semplicemente la proprietà dell'account YouTube, del canale YouTube a qualcun altro,
Io non ce l'avevo più, poi mi ha tolto dai proprietari e chi si è visto si è visto. Pazzesco che sia così semplice, che non richieda nessuna conferma offline, il cambio di proprietà di un canale o di un brand account, come YouTube lo chiama. Questa, secondo me, è una falla molto grossa della sicurezza, della potenziale sicurezza di Google e di YouTube. Vabbè, detto questo, io lì per lì non sapevo cosa fare, ho detto cosa faccio, pago il riscatto, che era la prima cosa che mi è venuta in mente, però poi sicuramente ho detto se pago il riscatto poi mi chiede dell'altro, poi dell'altro, 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 perché ovviamente non ci si può fidare di persone del genere, non saranno certo di parola, il loro lavoro purtroppo è truffare le persone, quindi quello avrebbe fatto. E allora ho detto, sa, innanzitutto con l'hacker meglio temporeggiare, e perché mi aveva minacciato tra l'altro in un giorno di cancellare il canale se non avessi pagato il riscatto, e nel frattempo cerco di attivarmi con Google, con YouTube, che sono gli unici che sono in grado di fare qualcosa. Quindi il mio consiglio è di muoversi così, per chi cadesse vittima di un attacco di questo tipo. Allora, lato hacker, temporeggiate, io ho fatto così praticamente, gli ho mandato una cifra esigua, un niente, in Bitcoin, per due motivi in realtà. Il primo era per temporeggiare, per l'appunto, dicendogli che il resto non glielo riuscivo a dare subito, eccetera, 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 e nel frattempo anche per avere una transazione mandata poi eventualmente in futuro in caso di indagini da poter tracciare, va bene? E quindi cercare di prendere tempo per evitare che faccia danni o che magari inizi a vendere subito il canale sul mercato nero, come spesso succede, perché se così è, il danno che poi ne può conseguire potrebbe essere anche abbastanza duro da riparare. Anche se poi si riprende proprietà dell'account, se vengono caricati dei video che poi magari vengono flaggati e tutto, insomma viene molto penalizzata l'immagine del canale ovviamente, e soprattutto dal lato poi del motore di ricerca, lato SEO. L'altra cosa da fare in parallelo è spingere sul support di YouTube. Non arrendetevi, utilizzate questi canali. Allora, il canale classico, quella specie di forum di support, è completamente inutile. Io ho provato a scrivere lì, non mi hanno mai risposto tuttora. Quindi community YouTube fuori, esclusa. Twitter, fondamentale, scrivete su Twitter, scrivete un tweet e taggate Team YouTube, loro rispondono in maniera molto veloce. Nel giro di 6 ore, io in realtà gli ho scritto 3 tweet, gliene ho scritto uno ogni 3 ore più o meno, e al terzo mi hanno risposto praticamente subito chiedendomi ulteriori informazioni via messaggio privato. Nel frattempo ho anche scritto in chat tramite G Suite, io sono cliente G Suite che dà tra le varie cose la possibilità di avere una chat a disposizione 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, l'ho utilizzata, che sapevo già la risposta, però nel dubbio io ho chiesto. Ovviamente YouTube non fa parte della suite, appunto, di G Suite, e quindi mi hanno rimandato ad un altro support di YouTube che io non conoscevo, fortunatamente che me l'hanno fatto conoscere, perché c'è una sezione di YouTube, del support di YouTube, dedicata ai prodotti a pagamento, tipo YouTube Premium, YouTube TV, eccetera, eccetera, che però in realtà è molto, non mi hanno fatto storie, non mi hanno detto né A né B, anche se gli si parla comunque di cose di questo tipo. Quindi io vi consiglio assolutamente di tentare lì. Ho aperto una chat con una persona del support di YouTube tramite questo link, che tra l'altro vi lascio anche giù in descrizione, e c'è la possibilità tra l'altro sia di parlare in chat, sia di farsi telefonare, ok? Quindi attenzione, che è doppiamente utile. E con questa persona ci ho parlato e nel giro di mezz'ora mi ha mandato una mail con un elenco di cose che mi chiedeva per verificare che il canale effettivamente fosse mio. Ho mandato tutto e bene, e ho aspettato. Nel frattempo, e qui secondo me c'è il grosso, ho chiesto aiuto, perché non c'è niente di male a chiedere aiuto quando se ne ha bisogno, soprattutto se voi avete un canale YouTube, avete una community, immagino che ci siano persone che potrebbero esservi vicine in un qualche modo, e quindi chiedete aiuto, non c'è niente di male. Io l'ho fatto, e meno male che l'ho fatto, perché tantissime persone hanno cercato di fare il loro, qualcuno aveva contatti magari in Google, in YouTube, e mi ha dato una mano, e io credo che se non fosse per loro sarei ancora lì ad aspettare una risposta dal support. Quindi grazie davvero di cuore a tutti coloro che si sono attivati per fare qualcosa.
Vi consiglio di fare la stessa cosa, chiedete aiuto alla vostra community, qualcuno disposto ad aiutarvi in qualche modo, vedrete che lo trovate, non vi farà sentire soli, vi darà una carica pazzesca e soprattutto accelererà i tempi, indubbiamente. Tant'è che il giorno 2 è passato praticamente in sordina con me che appunto scrivevo in chat al support eccetera eccetera e aspettavo risposta. Alla fine del giorno 2 ho iniziato di nuovo ancora a pressare un po' sia su Twitter che su mail dopo la chat. E mi hanno detto allora su Twitter, poi mi hanno risposto e mi hanno detto ok, abbiamo un aggiornamento, abbiamo verificato che tu sei l'effettivo proprietario del canale, meno male. E, però dovresti creare un nuovo brand account su Google nel quale poi travasiamo il tuo vecchio canale. E ho detto benissimo, lo creo, l'ho creato, ok? Quindi un canale vuoto e tutto quanto. La mattina seguente mi sono svegliato con la bellissima sorpresa che avevano già fatto il travaso, avevano identificato che il mio canale vecchio, cioè il mio canale attuale, era stato legato a un account AdSense non mio, ok, del truffatore, e mi hanno fatto notare anche quello, mi hanno detto guarda riassocialo al tuo, poi ti giri, ce lo dici e ti rigiriamo i guadagni che ti sei perso in questi 2 giorni, quindi davvero non posso lamentarmi del support di YouTube, in 3 giorni mi ha risolto la situazione. Ragazzi, Twitter, fondamentale, team YouTube su Twitter, la chat, quella che vi indico qua nei commenti, e soprattutto la perseveranza, pressate, 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 perché il team di YouTube avrà milioni di segnalazioni come le nostre da vagliare giorno dopo giorno, e quindi soprattutto se il vostro canale non è grosso come il mio, che non è sicuramente un canale degno di nota ad alti livelli, avrete bisogno di farvi notare in qualche modo, chiedendo aiuto, che non c'è niente di male, e pressando al più possibile, senza esagerare ovviamente. Però se vedete che non vi rispondono, qualche messaggio in più mandatelo, perché fidatevi, ne potrebbe valere davvero la pena. Quindi il bilancio finale è che fortunatamente di danno, a parte i miei infarti che ho rischiato, non ce n'è, e quindi sono di nuovo sul pezzo al 100%. Cosa fare? Ovviamente mettere in sicurezza, la prima cosa è mettere in sicurezza tutto, è la prima cosa che ho fatto ancora prima di muovermi verso il support, quindi vedendo quello che era successo, l'intrusione nell'account Google, la prima cosa è uscire da tutte le sessioni dell'account Google, cambiare la password dell'account Google, andare a vedere sul browser tutte le password salvate nei vari siti, cambiarle tutte, dalla prima all'ultima, e mai far più l'errore di salvare la password nel browser. Io ho preso una batosta, io sono uno di quelli che prendeva in giro, quelli che facevano un po' i paranoici con la sicurezza, dicendo ma sì, ma cosa hai paura che ti rubino l'anima? E poi guarda, me lo son meritato, perché così imparo la lezione, non prendo più in giro chi fa le cose fatte per bene e magari imparo anch'io a farle per bene. La prima cosa che ho fatto infatti è stata quella, mettere al sicuro tutte le mie password, tutti i miei account, soprattutto i più sensibili, PayPal, il conto bancario, i vari exchange. Fortunatamente non avevo nulla sui vari exchange perché ho visto tentativi di intrusione ovunque. Poi io credo che comunque gli exchange hanno l'autenticazione a 2 fattori offline su telefono per il prelievo, quindi dubito che si potessero fare grossi danni. Però ecco, questo è un'ulteriore prova di non tenere nulla sugli exchange e soprattutto di seguire norme di sicurezza tali per cui uno non riesce nemmeno ad entrarti nell'exchange. Perché, tra l'altro, io non mi sono accorto di niente perché l'hacker aveva messo un redirect automatico delle mail nel cestino in modo che sul telefono, che avevo comunque aperto Gmail, non mi arrivassero le notifiche. Cioè era una cosa veramente pensata fino al dettaglio, è diventato quasi un protocollo, uno schema, perché ci sono molti hacker che lo fanno. Se voi cercate su Google vedete un'infinità di canali che hanno fatto la mia stessa fine, che sono stati rapiti, hanno chiesto il riscatto, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi attenzione alle mail che vi arrivano, quelle di sponsorizzazione, se non sono al 100% affidabili, e anche se lo sono, fate sempre doppio, triplo, quadruplo controllo. Mi verrebbe da dire che non si può più fidarsi di nessuno, di nessun link, perché era davvero fatta bene. Se mi diceste ma come la distingui da una mail normale, io non saprei rispondervi, perché
era tale e quale, ok? Credetemi, quindi massima attenzione in qualsiasi caso, utilizzare un sistema operativo il meno vulnerabile possibile, quindi mi viene da dire evitare Windows se avete un account così potenzialmente compromissibile come un canale YouTube o comunque account di valore, ecco, accedete da lì soltanto da un dispositivo sicuro. Quindi magari un Linux, magari un macOS, insomma un dispositivo sicuro con una VPN, con le più protezioni possibili. E utilizzate magari per fare le attività di tutti i giorni una macchina diversa, dalla quale non gestite queste altre attività più a rischio. Ovviamente mai salvare le password, mai salvare i cookies, cancellare sempre i dati di navigazione ad ogni uscita, non tenere mai dati sensibili nelle mail, quella è un'altra buona pratica. Quindi se ad esempio mi viene da dire una stupidaggine perché l'ho fatto da poco, se fate una verifica di KYC e fate le foto al vostro documento di identità, poi ve le mandate per mail per caricarle da PC, poi cancellatele dalla mail perché altrimenti l'hacker riesce a prendere possesso anche dei vostri documenti, della vostra identità, vi mette a serio, serio pericolo. Quindi la prima cosa da pensare è quella. Prevenzione, quindi utilizzare un password manager, password tutte diverse, mai avere la password uguale per tutto, vabbè, quello è abbastanza ovvio, però un password manager offline. Io ad esempio ho attivato un servizio di password management offline che non ha una master password per accedere, ma un'autenticazione, mi mangio le parole, a due fattori offline hardware quindi. E quindi la massima sicurezza possibile. È una menata in più, sì, perché c'è da fare del lavoro in più con la gestione delle password e tutto quanto, ma ne vale la pena, credetemi, finché non si subisce un attacco del genere non si può capire cosa significa. Quindi evitate di fare come me, nel senso di aspettare di subirlo per insomma, fare qualcosa. Fatelo prima, credetemi, è come quando vi rubano in casa, che uno dice: ma sì, ma figurati se ti rubano in casa, finché non ti succede. Allora magari quando ti succede inizi a mettere le telecamere, gli allarmi e tutto quanto. Va bene, quindi bisogna fare prevenzione perché si parla veramente di un danno potenziale enorme. Se avete altri consigli, ah, ultima cosa. L'hacker, visto che qualche dato suo ce l'ho, ho il suo AdSense ID, cioè suo, sicuramente non suo, però in qualche modo collegato a lui, ho l'address BTC sul quale ha chiesto il riscatto, ho intenzione di avviare un'indagine, di fare una denuncia, ho scritto già Chainalysis per chiedere quanto vogliono per il tracciamento, perché io davvero non voglio, anche se questo mi dovesse costare qualcosa a fondo perduto, non importa, io non voglio davvero che esista gente così che guadagna dal lavoro altrui, perché è una delle cose più spregevoli che si possa fare e davvero devono finire dentro, in galera. La giustizia deve essere fatta contro queste persone, io mi impegnerò adesso nel mio piccolo, ovviamente. E vediamo un po' cosa succederà. Vi terrò sicuramente aggiornati. Se avete altri consigli da dare sulla sicurezza, sulle procedure da seguire, su qualsiasi cosa, mi raccomando, scrivetelo qua nei commenti che può essere utile a tutti quelli che ci stanno guardando. Detto questo, vi faccio un carissimo saluto e ci vediamo molto presto per tornare a parlare di cripto. Alla prossima!